siamo davanti a uno snodo importante dal punto di vista politico, dal punto di vista istituzionale, anche rispetto alla crescita economica e sociale delle nostre comunità, dei nostri comuni. Abbiamo un'occasione imperdibile che è quella del PNRR, come stiamo spiegando anche in queste ore. Per fortuna i comuni, nonostante tante difficoltà, riescono a fare la loro parte. Abbiamo pubblicato 41.000 gare con le risorse del PNRR, siamo a un impegno di spesa con le gare pubblicate che si attesta attorno al 60%, quindi siamo fiduciosi che riusciremo entro il 2026 a spendere queste risorse che cambieranno in meglio le condizioni di vita della nostra comunità. Penso agli asili nido, al trasporto pubblico, agli autobus elettrici, alla mobilità ciclistica, alla riqualificazione delle periferie, agli alloggi popolari. Sono tutta una serie di attività, di iniziative che ci aiuteranno a vivere meglio nel futuro. Noi abbiamo fatto progetti per 80 miliardi di euro, i bandi prevedevano risorse da aggiudicare ai comuni per 40 miliardi, quindi anche lì, nonostante l'assenza del personale tecnico, amministrativo, siamo riusciti a fare progetti per un importo decisamente superiore. Se sarà necessario spendere risorse che magari articolazioni dello Stato non riusciranno a spendere, i comuni chiedono di far scorrere alcune graduatorie, penso al PINQUA, che sono i progetti sulla qualità dell'abitare, che aiutano soprattutto le zone più periferiche dei nostri comuni, quindi noi siamo disponibili a continuare a spendere risorse, un'occasione che non abbiamo mai avuto, oggi lo stiamo facendo. Noi siamo aggiudicatari di 6 miliardi di euro di piccole opere da parte del Ministero dell'Interno, 2 miliardi e mezzo li abbiamo già spesi, quindi dimostriamo di saper spendere soprattutto sulle opere più piccole che hanno tempi di spesa di un anno e 7 mesi, quando cresce l'importo dell'opera si raddoppiano i tempi, si arriva anche a 3 anni e mezzo, ma sono quelle piccole opere che gestiamo direttamente che servono poi a socializzare, a stare insieme, sono le opere che migliorano le condizioni di vita dei nostri abitanti. Poi ci sono le infrastrutture che sono di competenza di altri enti, penso alle ferrovie per esempio, e speriamo che soprattutto a sud riescano attraverso quella spesa a farci recuperare quel gap infrastrutturale che migliorerà le condizioni economiche della nostra terra. Anci Campania è riuscita a fare squadra, a tenere insieme i sindaci, gli amministratori comunali, ad avere una relazione, un contraddittorio molte volte con la regione rispetto agli interventi, ai finanziamenti, ai bandi regionali, ai bandi europei, alla necessità di finanziare i servizi sociali, al ciclo dei rifiuti. Credo che le ANCI regionali, in particolare quella campana, attraverso un'interlocuzione proficua con la politica regionale può portare giovamento e risultati importanti alle comunità che i sindaci hanno l'onore di amministrare. Beh, 2 giorni importanti, tutti i presidenti e i segretari generali delle ANCI regionali d'Italia, dalla Val d'Aosta alla Sicilia, dal Friuli Venezia Giulia alla Toscana, ci siamo incontrati, abbiamo discusso, ci siamo visti con la struttura di ANCI nazionale, ci siamo visti con Antonio De Caro e abbiamo discusso di prospettive del piano nazionale di ripresa e resilienza, delle nuove politiche di coesione, di come dare più risposte ai nostri cittadini, di come costruire buone pratiche amministrative. E poi nella giornata di oggi, giorno 13, abbiamo anche finito l'incontro con i presidenti delle ANCI regionali, abbiamo incontrato tutti i sindaci della Campania, abbiamo discusso con loro come la Campania deve avere un ruolo strepitoso e importante nella crescita del Paese, come fare una battaglia sull'autonomia differenziata, come fare una battaglia sui livelli essenziali delle prestazioni per dare risposte sul fondo di solidarietà, sul fondo delle risposte certe che dobbiamo dare alle nuove povertà, ai nuovi disagi, ai nuovi cittadini della nostro territorio. Come accettare la sfida che i nostri giovani non solo accettino di fare la loro formazione scolastica nella nostra terra, ma decidono di restarci per lavorarci, ma soprattutto per avere qualità di vita e servizi.